Designer, questa parola così imponente, io preferisco quando mi chiamano anima creativa, anche perché è arte, la musica è arte, la moda è arte e io amo la moda, amo tutti i tipi di arte, ma la mia mansione è quella di creare vestiti, di creare moda, di fare tendenza, ma soprattutto è di mettere, ciao Virginia, è soprattutto di esprimere il mio sentire creativo, appoggiarlo nei tessuti, appoggiarlo nei pizzi, nei colori. Quindi questa è la mia mansione, giocare. Giocare, io lo chiamo sempre giocare perché mi considero bambina, anche se so che prima di poter creare dei vestiti bisogna avere grande conoscenza della struttura, di come si crea un vestito, grande conoscenza dei tessuti, dei materiali, degli assemblaggi, dei trattamenti. Qua volevo rimanere un pochino più sobria e invece giocare con una nuova tecnica. Guarda questo braccio, Virginia. È una nuova tecnica dove il tessuto viene traforato al laser e poi dopo viene riempito con tulle e ricamato. Bene, in realtà sembra una manica nera con un decoro. In realtà tanti artigiani italiani con tutti i passaggi mi aiutano a creare e a rendere realtà la mia fantasia. Fammi vedere. Ok, mi piaceva anche questa lunghezza un po' asimmetrica, quindi che dà anche movimento al corpo mentre tu cammini. Eccola, ciao ciao, ecco la mia passione per la maglia. Questa è una maglia integrale. La maglia integrale significa che viene fatta in un unico pezzo, non ha nemmeno una cucitura. Però ugualmente posso creare dei motivi. Come vedete qua ho preso i miei tratti grafici, i miei fiori grafici che disegno, li ho fatti diventare la fantasia di questo capo. Il giocare con le cromie, d'accordo, lo sapete, chi mi conosce sa che è un gioco all'infinito, come invece creare sempre piccole attitudini femminili, insolite. Questo era un cuore che avevo disegnato e l'ho fatto diventare un piccolo pizzo fatto quasi di macramè con un filo di Lurex. Vi racconterei per tanto tempo perché mi piace ciò che creo. E in realtà ogni capo è un'intera storia. È così che creo, chiudendo gli occhi e immaginando prima quale storia voglio raccontare. Io so che le mie lovers poi lo riconoscono e lo sentono. Lo stivale, l'avete visto? Wow! Qua è il gioco del pizzo. È il gioco dell'acquerello. Quindi prima ho preso un foglio, ho querellato e poi ci ho appoggiato concretamente un pizzo sopra, l'ho fotografato e poi con una stampa digitale riesco ad appoggiarlo su un tessuto prima di plissettarlo. Poi lo stesso pizzo l'ho preso, guarda se tu fai vedere questo, ecco forse si dovrebbe intravedere. Con una tecnica di stampa che simula la pelle, ho ripreso lo stesso pizzo ed appoggiato sopra la tua manica. Qua uno jacquard, nero su nero, perché anche giocare con un'unica cromia e comunque creare dei bassorilievi, una tridimensionalità, anche questo fa parte della mia arte, della mia moda, della mia creatività. Cosa vi potrei raccontare? Io non vorrei dirvi niente, vorrei semplicemente lasciarvi guardare mentre Grazia si apre il suo cappotto. Avete visto? La borsa il tessuto della borsa uguale al cappotto? Ma guardiamola insieme, gustiamoci questo look. Vi volevo solo far sapere che prima che un capo diventi quello che voi ricevete, io l'ho indossato tante volte perché il suo fit deve essere perfetto. E poi io devo indossare i capi dopo averli creati perché devo essere certa che mi abbracci nel modo giusto. Quindi che la sua tecnica di struttura sia perfetta e soprattutto che io possa farlo e crearlo in tante misure, perché ci sono donne
perché hanno una fisicità diversa, e quindi ognuno deve scegliere, oltre al proprio gusto, anche la propria taglia. Fammi vedere. Ok, guardate, questo l'ho fatto con un effetto di stampa, si chiama stampa cavallino, io l'ho chiamata stampa cavallino, perché praticamente riprende il pelo del cavallino, del puledro, e con tecniche particolari di stampa si può riprodurre. Ah beh, questo è il gioco, è il gioco di quale capo scegliere e abbinarlo con quale altro capo. Io lo so che le mie lovers tengono tutti i capi nel tempo, nel loro armadio. Io ho anche creato una chiave che si chiama Elisa Cavaletti, che mando alle mie lovers che tengono tutti i capi che io creo con tanta cura. Ma questo era anche per farvi vedere che con una stessa gonna, in base al giorno, al momento o anche al vostro gusto, potete scegliere l'abbinamento ideale. Qui, ad esempio, il pizzo che io avevo riprodotto sulla gonna, qua l'ho fatto diventare un macramè, come vedete nello scollo, ed è diventato il decoro da vicino al viso, mentre invece qua, aspetta che ti giro bene la manica, ecco qua, ho ripreso il pizzo in stampa effetto pelle. Una borsa, anche lei deve essere una sorpresa, da questa parte romantica e da questa parte sportiva, in modo che ognuno sceglie quale parte mettere in vista ogni giorno. Wow, a lei piace la luce nel black. Anche riuscire a illuminare il nero, che in realtà è il colore più scuro che esista, è diciamo un mio sfizio al quale non riesco mai a rinunciare in nessuna stagione. E poi creo comunque tanti decori con il nero, con tante piccole piastrine, quasi come un mosaico. Voi sapete, qua in Italia, i nostri mosaici, sì, è vero, non vi nascondo, è da là che io prendo ispirazione. Poi li rendo miei, creandoli tutti. Bene, adesso vorrei farti vedere che cosa c'è al centro di questo foulard. Quando io creo un foulard, io creo come un quadro, poi io lo appoggio, poi lo fotografo e poi diventa una storia. È come un libro intero nel quale io rappresento un mio pensiero. Però vi volevo far notare che come sempre il cuore c'è e come sempre delle parole le trovate ovunque. Leggetemi. Mi piacerebbe che anche voi mi scriveste i vostri pensieri, quindi quando volete scrivetemi. Io sarò felicissima di leggere le vostre parole.